Oggi parleremo di un effetto collaterale tipico di alcuni trattamenti antitumorali, l'onicopatia, ovvero l'alterazione delle unghie o della pelle intorno alle unghie. In particolare, quando si parla di onicopatia, in realtà, si fa riferimento ad un insieme di problematiche a carico delle unghie, che comprendono il rallentamento e l'alterazione della crescita dell'unghia, l'ispessimento o l'assottigliamento dell'unghia, la comparsa di infiammazione nella zona o nei tessuti presenti intorno all'unghia, la comparsa di infezioni fungine, conosciute anche comunemente come onicomicosi, o batteriche, che possono complicarsi fino alla formazione di ascessi, ma anche le modificazioni del colore dell'unghia, che potrebbero così diventare giallastre o nero-brunastre, oppure sviluppare delle fini striature biancastre in superficie. O ancora la comparsa di sanguinamenti sotto l'unghia, o ancora il distacco e o la perdita dell'unghia stessa. Ne conseguono pertanto una maggiore fragilità, la possibile comparsa anche di dolore e un maggior rischio di infezioni a carico delle unghie, delle mani e dei piedi. Questi cambiamenti possono insorgere nell'arco temporale che va da alcune settimane ad alcuni mesi dopo l'inizio del trattamento oncologico. Solitamente le unghie delle mani e dei piedi impiegano rispettivamente dai 6 ai 18 mesi per ricrescere completamente. Il periodo di guarigione è quindi lungo e nella maggior parte dei casi le alterazioni si risolvono completamente. L'onicopatia rappresenta un effetto collaterale frequente di alcuni trattamenti antitumorali, tra i quali ricordiamo i taxani, come il paclitaxel o il docetaxel, farmaci chemioterapici impiegati soprattutto nella cura del tumore della mammella. Ma anche i farmaci anti-EGFR, come il cetuximab o il panitumumab, ovvero farmaci a bersaglio molecolari, impiegati nel trattamento del tumore del colon e nei tumori della regione del distretto testa-collo. Le fluoropirimidine, in particolare la capecitabina, un chemioterapico utilizzato nel trattamento del tumore della mammella e, tra gli altri, anche nei tumori dell'esofago, dello stomaco e del colon. L'onicopatia potrebbe rendere un po' più difficile lo svolgimento delle comuni attività quotidiane. In generale, comunque, non rappresenta solamente un problema estetico, ma un vero e proprio disturbo che è importante prevenire e trattare. Nella prevenzione dell'onicopatia da trattamenti antitumorali può infatti essere utile idratare in maniera adeguata la pelle e le unghie, tenere le unghie sempre ben pulite, curate e corte, per evitare l'accumulo di materiale sotto le unghie stesse, curare l'igiene delle mani e dei piedi, asciugandoli sempre con attenzione, poiché un ambiente caldo-umido potrebbe favorire la comparsa di infezioni. Utilizzare guanti, possibilmente in cotone, soprattutto nello svolgimento delle attività domestiche, ad esempio indossarli sotto i guanti in gomma per il lavaggio dei piatti. O ancora, utilizzare calzini comodi, preferibilmente in cotone, e scarpe di misura appropriata, in modo da proteggere le dita per limitare il più possibile i traumi a carico delle unghie. Ma anche evitare il contatto prolungato con l'acqua e con prodotti troppo aggressivi, come detersivi e solventi. O ancora, evitare l'applicazione di smalti in gel o semipermanenti. Evitare gli sfregamenti e le eccessive pressioni a carico delle unghie e delle cuticole, cioè delle pellicine intorno alle unghie. Evitare di rosicchiare le unghie e le cuticole. Farsi magari aiutare anche da un podologo quando necessario. Applicare uno smalto per proteggere le unghie dall'esposizione solare. L'applicazione di smalti minerali rinforzanti, come lo smalto al silicio, rappresenta una valida opzione, da rimuovere sempre con un solvente privo di acetone, pertanto meno aggressivo. Sempre nell'ambito della prevenzione, nel trattamento chemioterapico con taxani, è possibile ricorrere alla tecnica della crioterapia, delle unghie, delle dita, dei mani e dei piedi. Viene eseguita semplicemente applicando dei sacchetti di ghiaccio monouso refrigerati sulle unghie delle dita delle mani e dei piedi di ambo i lati, con una temperatura che va dai meno 5 ai più 5 gradi centigradi.
e per una durata complessiva di circa 70 minuti. Nel caso del paclitaxel, somministrato settimanalmente, i primi 60 minuti coincidono con la durata dell'infusione del chemioterapico, mentre i successivi 10 minuti corrispondono al lavaggio con soluzione salina che si fa dopo l'infusione. Qualora, nonostante l'applicazione delle misure preventive, l'onicopatia si sviluppi, cosa posso fare per trattarla? Il trattamento dipende dalle alterazioni e dalla gravità delle stesse. Nel caso di micosi o di altri tipi di infezioni, il medico può prescrivere trattamenti mirati ad azione locale, come smalti o creme ad azione microbicida. Nel caso di comparsa di segni o sintomi sospetti per infezione, utile potrebbe essere dei brevi pediluvi e maniluvi a scopo disinfettante con acqua e ammuchina, da eseguire una o due volte al giorno. In commercio esistono molti integratori per rafforzare e favorire la crescita delle unghie, che però potrebbero contenere delle sostanze potenzialmente interferenti con i trattamenti antitumorali. Pertanto è sempre bene confrontarsi con il proprio oncologo prima di assumere qualsiasi integratore o prodotto di erboristeria. Le persone in cura al CRO, inoltre, possono rivolgersi al servizio di farmacovigilanza per verificare la compatibilità di tali sostanze con i farmaci antitumorali assunti. Spero che questo video vi possa essere stato utile e che abbia acceso in voi qualche spunto interessante. Se così fosse, potete condividerlo sui vostri profili social, lasciare un commento, scrivere delle domande o curiosità qui sotto. Noi saremo ben lieti di rispondervi. Dal CRO vi salutiamo e vi aspettiamo nel prossimo video.